vediamo che non credo. Vai, ciao. Prego. Sì, mister, una partita che mi sembra ha preso quasi il primo tempo, poi più lento del secondo, mentre la difesa ci siamo un po' svegliati e quindi più di oggi non ci la notte. Sì, adesso non dobbiamo pensare che noi siamo una squadra che può schiacciare gli avversari dentro l'area di rigore. E per me anche nella prima fazione di gara l'inerzia è dalla partita dalla nostra parte, loro erano tutti molto bassi, noi giravamo la palla anche meglio delle altre volte, non eravamo molto produttivi, però si vedeva che la squadra era nella possibilità di fare gol, a mio avviso. Poi nel secondo tempo siamo partiti anche meglio, abbiamo fatto gol, l'espulsione, poi l'abbiamo chiusa con il gol di De Vitis e a mio avviso abbiamo meritato la vittoria. Oggi la squadra ha cambiato tanto rispetto alle prime partite, sono state scelte sul tecnico, però bisogna anche ricordare, visto che mercoledì giochiamo, lunedì poi, anche San Marino oggi è un giocatore più centrale. Tutto scelte tecniche, nel senso che abbiamo una rosa di 19 giocatori e cerco di mettere in campo quelli che penso che ci possano essere più utili per quella partita lì. Non ci sono mai scelte definitive, anche perché sarebbe assurdo farle. Io sono molto soddisfatto di tutti i giocatori che ho. La dimostrazione è che quelli che sono entrati, anche i più esperti, da Masi a Marconi a Guber, l'hanno fatto con la giusta mentalità, perché anche loro sanno che già a partire da mercoledì ci potranno essere utili. Senta, avete vinto meritatamente, questo è fuori di dubbio. E dopo un primo tempo, così, dove non c'è stato, cioè non facciamoci del male, ecco, diciamo sotto questo punto di vista. Poi nel secondo tempo un errore marchiano, un difensore della, visto che si è piatto, era aplastare, chiaramente rigore, espulsione, tutto per voi in discesa, ecco. Ma ecco, ce ne fossero degli avversari così per voi, ecco, penso, ce ne fossero. Tutto lo stai, hanno visto una brutta pistolese. E anche perché avevo visto le partite precedenti, aveva sempre fatto gol, se non sbaglio, in tutte le gare. Oggi, a parte una punizione nell'occasione sull'1-0, che è stato un bravo Gori a pararla, non sono mai stati pericolosi, cioè vada dato merito alla nostra fase difensiva. Ripeto, poi è ovvio che sul gol c'è stato un errore abbastanza evidente del loro difensore, però siamo stati anche bravi noi a prepararla quell'azione durante la settimana, perché sapevamo che poteva essere qualcosa di importante. Cupponi, come è andato? Cupponi è andato molto bene, un giocatore che ha grande energia, grande velocità, intelligente, scaltro. Sono molto, molto felice, ma oggi penso che la squadra abbia fatto una buonissima partita in tutti i suoi componenti. Moscardelli solo una volta è uscito perché aveva visto un po' in ora di grave. No, non dovrebbe essere niente di particolare. Posto? Sì, ci sono. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie.